Buonasera e bentrovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con la cronaca. Un pugno sferrato in pieno volto, poi i soccorsi e il trasporto in codice giallo al Meyer di Firenze. È stato questo l'epilogo dello scorso sabato notte alla discoteca Dolce Verde, che doveva essere all'insegna della spensieratezza, ma che per un 14enne si è trasformata in un incubo. Il pestaggio è avvenuto alle 4 del mattino davanti al locale di Castiglion Fibocchi, quando i mezzi dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti presso la discoteca in seguito a un violento diverbio fra ragazzi. Stando alle prime testimonianze, il locale era in chiusura e la sicurezza aveva invitato tutti i ragazzi ad uscire. Una volta all'esterno, però, un giovane avrebbe sferrato un pugno in pieno volto al ragazzino e si sarebbe poi allontanato. Il minore è stato quindi ricoverato al Policlinico Fiorentino, al reparto OBI, osservazione breve. Intanto proseguono le indagini per risalire all'autore dell'aggressione. Scoperta dalla Guardia di Finanza un'evasione milionaria delle imposte con un vorticoso giro di fatture false, denunciate 7 persone. Sentiamo. Una frode fiscale milionaria messa in atto mediante l'utilizzo e l'emissione di fatture false ad opera di 6 società del settore dell'edilizia con sedi in Toscana, Campania e Basilicata. Questo secondo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno nell'Aretino. Gli imprenditori coinvolti nell'indagine, secondo gli inquirenti, si sarebbero avvalsi di società cartiere prive di una reale struttura operativa e riferibili a soggetti prestanome compiacenti che hanno emesso fatture false per consulenze e noleggio attrezzature. Un meccanismo che ha consentito alle imprese destinatarie dei documenti fiscali non solo di abbattere i redditi da sottoporre a tassazione, ma anche di ridurre il carico fiscale per l'IVA indebitamente detratta. Si parla di circa 4,2 milioni di euro di imposte sui redditi e 1,5 milioni di IVA. Grazie a questo sistema illecito, gli imprenditori, secondo le indagini, hanno potuto competere sul mercato praticando prezzi sensibilmente inferiori a quelli medi, creando dunque effetti distorsivi. In 7 sono stati denunciati per reati fiscali. Il vescovo Andrea Migliavacca ha annunciato alcuni avvicendamenti alla guida di 5 comunità parrocchiali diocesane ad Arezzo in autunno, a Sant'Egidio, all'Orciolaia. Dopo la prematura scomparsa l'anno scorso del parroco, arriverà Don Danilo Costantino, sinora parroco di Santa Teresa d'Avila, San Giovanni Valdarno. Nella parrocchia di San Giacomo a Moggione arriverà Don Ugo Fossa, monaco camaldolese, che inizierà il suo servizio con la festa di San Giacomo già da domani. A settembre nelle parrocchie dei Santi Clemente Giusto in Castelnuovo Berardenga e dei Santi Cosma e Damiano in San Gusmè arriverà Don Arcadius Siergeuc, attualmente parroco nella parrocchia di Giovi, dove continueranno a prestare il loro servizio Monsignor Vezio Eli e Don Luigi Benvenuti. Infine, alla guida di Cristo Re in Bibbiene, in sostituzione di Don Mario Rosario Maiorano, è destinato Sinoi Anthony Portur e con lui Don Matthew Kizoe Anianu, e con lui Don Rappai Johnson Politcottil sarà il nuovo cappellano dell'ospedale del Casentino a Bibbiena. 7 barelle per pazienti bariatrici sono state oggi date in donazione per le province di Arezzo, Siena e Grosseto, ovvero dell'ASL Toscana Sud-Est, e serviranno per il trasporto di pazienti obesi e potranno essere guidate da un solo operatore. Greta Settimelli. Barelle per i pazienti bariatrici che consentono appunto il loro trasporto in maniera più agevole sono state consegnate questa mattina a tutte le province dell'azienda sanitaria Sud-Est, quindi Arezzo, Siena e Grosseto. È un progetto che tocca tutta l'area vasta sud-est, che è interessata anche la regione a quale aveva inviato in azienda una lettera di interessamento al progetto bariatrico per il trasporto dei pazienti obesi. Questo è un progetto che ci rimette in linea e ci allinea con l'emergenza nazionale.
non solo però che riguarda il territorio ma anche dentro l'ospedale. Se abbiamo i problemi di trasporto anche intraospedalieri, i nostri mezzi entrano dentro l'ospedale, le barelle entrano dentro l'ospedale e fanno il trasporto comunque. Il secondo vantaggio hanno queste barelle qua, non solamente il trasporto dei bariatrici, ma anche per la legge 81, perché fondamentalmente i responsabili ANPAS, Misericordia e CRI devono fare rispettare anche la legge 81 per gli infortuni sulla schiena, visto che si guidano con appena minimo sforzo. La differenza è sostanziale, avete visto che è una barella completamente elettrificata che ha un grande vantaggio, che non è un vantaggio oltre, cioè un vantaggio sicuramente per i soccorritori perché ovviamente hanno minor problemi per quanto riguarda il carica-scarico, ma è un vantaggio per l'utenza. Perché in questa barella basta un solo operatore per poterla andare avanti, il che vuol dire che l'altra parte dell'equipe, sia noi con il 118, si può tranquillamente andare in assistenza senza che nessuno venga distolto. Quindi il grande valore che ha questa barella non è solamente sulla parte tecnica, è sul fatto che tu non distogli l'assistenza. Per il momento sono 7, per un importo complessivo di circa 140.000 euro. L'ottimale è che tutte le ambulanze ne fossero dotate. Quelle precedenti barelle era difficoltoso il sollevamento perché era un sollevamento manuale, questo è un sollevamento automatico e quindi anche un operatore di piccole dimensioni può sollevare in autonomia un paziente di notevole peso. Sono di grande importanza perché l'emergenza del paziente bariatrico, per quanto non frequentissima, è un'emergenza che ci mette sempre in grosse difficoltà. Quindi avere la possibilità di avere almeno una in ogni provincia, sono di più, ma insomma avere almeno una in ogni provincia per poter gestire questo tipo di situazioni molto particolari ci solleva diciamo, da questa difficoltà e ci dà una prospettiva di ulteriore miglioramento del servizio. Segnalato un caso di debole positività alla legionella nell'impianto idrico di un hotel aretino. L'episodio risale all'inizio del mese, ma è stato reso noto solo nelle ultime ore. Il comune di Arezzo ha obbligato i titolari dell'albergo a effettuare una disinfezione delle condutture della struttura ricettiva. La segnalazione era giunta all'ASL riguardo un turista tedesco che è stato in Italia per alcuni giorni e ha soggiornato in vari luoghi del nostro paese contraendo la debole infezione. I ragazzi speciali dell'associazione Il Velocipede Electra CLA lavoreranno al charity shop di Fondazione Mona Lisa per un progetto riabilitativo per utenti con disabilità psichiche. Vediamo come nel prossimo servizio di Greta Settimelli. C'è chi fa un pacco regalo e chi mette a posto gli abiti dividendoli per taglie. Essere qui al charity shop di Mona Lisa Onlus per questi ragazzi con disabilità è un modo per capire se e come saranno pronti nel loro futuro ad un inserimento lavorativo. Loro sono sempre emozionati, soprattutto quando arrivano i clienti e fanno a 360 gradi ciò che fa una vera e propria commessa, quindi fanno le ricevute, alcune di loro sono impegnate nel ricostruire le ricevute, quindi firmare e riorganizzare il tutto, ma l'amore che mettono nel servire proprio i genitori di questi bambini che arrivano ad acquistare. Il progetto si chiama RIDA, Raccordo Interventi Disabilità Adulti, una rete che vede come capofila l'associazione Electra e come partner Fondazione Mona Lisa, ARCI, Servizio Civile e Il Velocipede. È un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che vuole appunto raccordare tutta una serie di interventi che ci sono nel territorio per i disabili che escono dal percorso scolastico, quindi raggiungono la maggiore età e entrano nell'età adulta, per diciamo anche di valutazione delle potenzialità, di potenziamento appunto delle potenzialità che hanno questi giovani e poi raccordarsi con tutti gli altri tipi di interventi del territorio per scegliere le strade migliori, i progetti individualizzati migliori per questi ragazzi. Sì, siamo appunto molto soddisfatti di poter lavorare anche maggiormente in rete attraverso un percorso quindi abilitante per i ragazzi con disabilità.
che appunto abbiamo ormai iniziato da circa 2 anni, e quindi tramite la rete e la collaborazione appunto con associazioni del territorio, quindi in primis Electra, che è appunto capofila di questo bellissimo progetto dall'acronimo RIDA, riusciamo, ecco, tramite la presenza degli educatori ad accompagnare questi nostri ragazzi straordinari in una maggiore consapevolezza proprio dal punto di vista anche lavorativo, quindi professionalizzante. E quindi i ragazzi appunto riescono ad accogliere il cliente, a trovare la taglia giusta, a preparare un pacchetto, diciamo, ecco, quindi vediamo, ecco, che migliorano sicuramente le loro capacità anche di autonomia, anche professionalizzanti. Questo è lo spazio, dall'altra parte in realtà, dove voi poi, ecco, ospitate anche i ragazzi per il dopo scuola. C'è un'integrazione molto forte, questo è il quartiere di Saione dove ci sono tante etnie. Da settembre si ricomincia, immagino. Assolutamente sì, è un progetto a 360 gradi dove l'idea proprio della Fondazione Mona Lisa è quello di aiutare la vulnerabilità, che sia una vulnerabilità appunto legata a una disabilità, in questo caso intellettiva moderata, piuttosto che una vulnerabilità legata appunto a provenienza da altri paesi, e quindi multietnia, e quindi aiuto al confronto appunto fra ragazzi di etnicamente appunto provenienti da paesi diversi. Quindi assolutamente sì, a settembre riavremo i nostri ragazzi, circa una trentina, che saranno accolti nella parte appunto inferiore della nostra location, sempre con un aiuto dopo scuola, aiuto compiti. Nella splendida cornice della Fortezza Medicea, Alice sabato sera ha incantato il pubblico con i brani di Franco Battiato. Greta Settimelli. Il tour di Alice fa tappa ad Arezzo in una fortezza gremita di spettatori. Sul palco, assieme ad Alice, Carlo Guaitoli, pianista e direttore d'orchestra, già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre 20 anni, e la violoncellista Chiara Trentin. Benvenuti in questo splendido luogo, bellissimo. Come sapete, questo concerto è interamente dedicato a Franco Battiato. Queste le parole della cantante in apertura del concerto aretino, una notte all'insegna delle note e della poesia, con le canzoni proprio di Franco Battiato. La luce sul vulcano mi indicherà l'uscita. Fuoco delle tenebre, scelgo una nuova vita. Si intitola Eri con me, il nuovo progetto discografico di Alice, con il quale vengono proposte 16 canzoni del cantautore siciliano scomparso nel 2021. Questo concerto è dedicato a Franco, ha sottolineato l'artista sul palco, ricordandolo più volte tra gli applausi dei presenti. Sono con te. Ma tu non eri con me. Alle origini del progetto c'è la storica collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato, un percorso riproposto brano dopo brano sul palco aretino, dal vento caldo dell'estate del 1980 al tour Battiato e Alice del 2016. Esiste. E parliamo di AISA, perché una parentesi ambientale per i partecipanti al raduno di auto e moto d'epoca si è svolto ieri in Valdarno. Sentiamo. L'idea è stata quella di proporre la visita all'impianto, perché i ragazzi delle macchine moto d'epoca erano interessati a poter venire a visitarlo, ecco, questo è il punto. Una visita all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti di San Zeno e poi di nuovo in Valdarno per un pranzo, tutto all'insegna della tradizione toscana. L'impianto, considerate che lavora circa 180.000 tonnellate di rifiuti all'anno, e è inserito all'interno dell'ATO, che sarebbe l'autorità che gestisce tutto il ciclo dei rifiuti, e
praticamente è uno degli impianti di riferimento per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Allora, molto interessante e fa capire anche a cosa serve la differenziata, ecco, perché molti giovani di solito non la fanno. Ha avuto una parentesi ambientale il raduno di auto e moto d'epoca che si è svolto ieri a Levane, nel Valdarno Aretino, dopo il ritrovo nel comune valdarnese, la visita all'impianto a recupero totale di San Zeno. Siamo sempre felici di accogliere persone che sono interessate a capire come funziona un impianto del genere e come vengono trattati i rifiuti. Attraverso l'utilizzo di calore e aria insufflata con dei ventilatori, ci sono queste reazioni naturali dei batteri, microorganismi che si ritrovano comunque naturalmente all'interno dei rifiuti, che li digeriscono. I proprietari di questi impianti sono i cittadini dei comuni della provincia d'Arezzo e quindi è bene che sappiano quello che succede all'interno di questi impianti, come vengono gestiti e quali sono i cicli produttivi. La funzione poi sociale, sanitaria degli impianti penso che sia chiara a tutti. Una corretta gestione dei rifiuti fondamentale. E passiamo all'ampia pagina sportiva dedicata all'Arezzo. Prima partiterla per la squadra di Mister Indiani e primo test per gli Amaranto. La voce del tecnico del Cavallino, del presidente Manzo, la dicono lunga sulla partita, ma soprattutto sul futuro dell'Arezzo, anche perché trapela anche l'interesse per uno o due rinforzi in avanti. Il servizio. Sei giorni studiamo, abbiamo finito la settimana in maniera positiva perché nessuno si è fatto male, se non un piccolo contrattempo zona, gli altri nessun problema, e questa è una cosa che conta ora. Abbiamo messo questa partitella comunque. Ripeto, per il programma mio non ce l'avrei nemmeno messa, perché è chiaro, c'è un carico di lavoro enorme, però hai visto, ho fatto questi 50 minuti senza nessun problema, dai, va bene così. Numero sufficiente siamo di già, se ci si mette qualche altro tassello ancora meglio. Un sabato di luglio in queste temperature, a vedere una semplice scappatura tra di noi, tutta questa gente, io non so quanti erano, ma comunque erano tanti. Bello, dai, bello, l'ennesima dimostrazione dell'amore che hanno verso la squadra il pubblico di Arezzo. Come voi ben sapete, io ripeto quello che mi dice il direttore, quindi ha detto la devo completare e la completerò a giorni, quindi non so neanche cosa deve completare, probabilmente qualcosina in attacco perché era previsto in attacco, però non so dirvi altro, sicuramente uno o due pezzi ancora mancano l'appello. C'è una piccola novità, che nel senso siamo stati convocati martedì in comune dal sindaco e dagli assessori, andranno i tecnici con questa partita che è stato legato a parlare, ci hanno convocato, quindi probabilmente ci daranno delle indicazioni ulteriori su come proseguire questo viaggio intrapreso nel discorso dello stadio, quindi saremo un po' più precisi dopo che abbiamo fatto l'incontro. Ed è in calendario per mercoledì prossimo, 26 luglio, alle ore 18, presso lo stadio Carlo degli Esposti di Bastia Umbra, la amichevole tra Cosenza e la prima squadra Amaranto. Il biglietto costerà 5 euro. Mentre intanto non si riesce a comporre ancora il girone di Serie C dell'Arezzo, perché è tutto ancora in ballo, intanto sono uscite le graduatorie per quello che riguarda ripescaggi e riammissioni in Serie B. Il primo posto spetterà al Brescia ed il secondo al Perugia. Per quello che riguarda la Serie C ha rinunciato il Pordenone ed è stato ripescato il Mantova come migliore classificata nella regular season nei tre gironi di Lega Pro. E preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali, è stata definita anche qui la graduatoria per l'eventuale integrazione dell'organico secondo la seguente appunto graduatoria. Atalanta, seconda squadra, spetterà il primo posto disponibile, alla Casertana il secondo posto disponibile, a Piacenza il terzo. Il 2 agosto il TAR dovrà pronunciarsi sui ricorsi di Foggia, Lecco, Regina e Siena, e l'ultima parola spetterà al Consiglio di Stato, già fissato per il 29 agosto, mentre il prossimo Consiglio federale, fissato per il 30 agosto, in quella data saranno completati gli organici della Serie B e della Lega Pro.
È probabile a questo punto che ci sarà uno slittamento dei campionati. La Serie C doveva cominciare il 27 agosto e potrebbe invece giocare la prima giornata il fine settimana del 9-10 settembre. Rimanendo in ambito amaranto, Filippo Guccione, nuovo arrivo della squadra aretina, alla destra classe 1992 proveniente dal Mantova, retrocesso e appunto, come abbiamo detto, ripescato, dopo la prima uscita si presenta. Sentiamolo. Ma è stata sicuramente una scelta difficile, e più che altro il silenzio della società per me ha significato molto, però insomma era finito un ciclo e ora se ne apre sicuramente un altro di importante. Ma è stata veramente una trattativa lampo, perché avevo voglia di una nuova esperienza, però di una nuova esperienza importante. E Arezzo secondo me è la piazza ideale, che ha voglia di calcio per insomma fare il meglio possibile. Ma hai detto bene il progetto, insomma qua ci sono idee importanti e sicuramente idee chiare. E quando mi sono seduto al tavolo con i direttori mi è subito saltato all'occhio proprio la progettualità che ha questa società, a partire comunque dalle strutture, dall'hotel dove si vive, dove si mangia, si sta molto bene. Ma io entro in un gruppo in punta di piedi perché è un gruppo molto affiatato, un gruppo che ha vinto un campionato importante, però mi stanno facendo sentire importante, stanno facendo sentire tutti i compagni nuovi importanti, e la struttura è nuova e c'è tutto per far bene, tocca solo a noi. Sì, il mister è un 4-3 a piedi invertiti e insomma le sue idee sono idee importanti, idee molto positive, e adesso tocca a noi dimostrarle sul campo. No, io non so niente, io mi sto solo allenando e attendiamo comunque che la società sta lavorando e noi aspettiamo chiunque dovesse arrivare a braccia aperte. Ma sicuramente la progettualità di questa società è un punto di partenza importante, quindi spero di ripagare questa fiducia facendo parlare il campo. E questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Arezzo TV.